Humus. Ciao Potterheads, benvenuti nel secondo video della saga Harry Potter, differenze libro contro film. È la terza volta che lo giro, non ne posso più. Spero che il numero perfetto ci porti fortuna. E quindi andiamo per quella che per me è la terza volta a elencare le differenze libro-film. Come nel video precedente, utilizzerò per aiutarmi un video di... Oh sì, un articolo di approfondimento, scusatemi, che però non menzionerò in quanto scritto molto di parte. Scritto in una maniera che suona un po' da superiorità e non mi piace, però le informazioni sono utili. La prima differenza sta nell'atteggiamento di Dobby, che nel film è molto più discolo. La scena della torta nel libro non c'è, anche se mi è piaciuta abbastanza, invece la torta non mi ispirava affatto. E chi ha guardato gli altri film della saga saprà poi l'evoluzione del rapporto tra Harry e Dobby, non diciamo nulla, anzi, chi non vuole spoiler in realtà non dovrebbe nemmeno guardare questi video, ma tanto. Seconda differenza, il Golden Trio, Harry, Ron e Hermione, non è mai andato al complemorte di Nick quasi senza testa. Ci sono enormi differenze nel Quidditch, soprattutto nell'incontro tra Grifondoro e Serpeverde. Oliver Baston nel film non ha la giusta importanza. Harry Potter nel libro riceve aiuto da Fred e George per evitare il bolide, a differenza del film. Questa cosa che manca un time out, ve la leggo ma non l'ho capita. Nel libro Oliver Baston viene disarcionato da un bolide. Nel film Serpeverde conduce 90 a 30, ma non ho capito, vi ribadisco purtroppo la differenza in questo caso. Nel libro Malfoy non si accorge del boccino vicino a lui, dando così la possibilità a Harry di prenderlo, mentre nel film è stata voluta inscenare una lotta inesistente tra i due, però va bene così. Nel film Malfoy cadrà anche dalla scopa, mentre nel libro no. Nel libro viene data un'importanza maggiore al personaggio di Gazza o Filch, a seconda delle traduzioni, che è un mago no, probabilmente frustrato dalla sua condizione di mago no, ossia essere un figlio di maghi ma senza poteri magici, che riverserà ovviamente tutta questa frustrazione sugli studenti, invocando sempre la punizione con le catene come ai vecchi tempi, cosa che questa è comune invece tra libro e film. Infine, quando Harry Potter usa per la prima volta e molto maldestramente la polvere volante, è stata completamente eliminata la scena in cui egli si ritrova da Magie Sinister e vede Lucius Malfoy vendere oggetti poco chiari appartenenti alla magia nera, e vede anche Draco Malfoy pregare il padre di ottenere la mano della gloria. Bene, mi scuso tantissimo con voi per il fare stufo che ha avuto un po' questo video, però non vorrei rifarlo per una quarta volta, perdonatemi. Vi ricordo, come l'altra volta, che ho rimesso a disposizione la wishlist, qualora vogliate darmi una mano a passare un compleanno un pochino diverso di quello che purtroppo sarà se l'Italia andrà avanti così, non potendoci muovere. Se potete, saltate i complimenti di arredamento perché non vivo da solo. Comunque non è assolutamente un obbligo farmi un regalo, questo lo ribadirò tutti gli anni sempre. L'unica cosa che si vince, se così si può dire, è un
uno spacchettamento davanti a voi con ringraziamento ed eventuale link al canale qualora fosse di YouTube, ma che nessuno si senta obbligato. Scusatemi ancora e prima di salutarci spegniamo la luce. Nox!